Sì, Luca, perché questa notte il governo ha approvato altri 25 miliardi di debito, soldi da spendere in attesa che arrivino quelli europei. Questo però vuol dire che Giuseppe Conte dovrà tornare presto al Senato, ci tornerà il 29, questa volta non a prendersi facili applausi, ma la sintesi è un po' brutale ma efficace, il Corriere della Sera dice bene, a cacciare, andare a caccia ai voti di Forza Italia. Prendono così molto senso, guadagnano significato le parole pronunciate sia da Renzi che da Casini, sempre al Senato. I due dicono, sperano che il coinvolgimento delle opposizioni non resti a lungo solo formale, solo nelle parole del Premier. Ovviamente si pensa a Forza Italia, i cui voti servono per approvare in maniera definitiva i nuovi 25 miliardi di debito, ma anche eventualmente quando sarà per approvare la linea di finanziamento sulla sanità, il MES. È successo oggi peraltro un altro Parlamento, il Parlamento europeo, perché oggi si votava un emendamento presentato dalla Lega che chiedeva di togliere tra gli strumenti a disposizione del governo proprio il MES. Bene, la maggioranza italiana si è spaccata perché i 5 Stelle hanno votato con l'emendamento della Lega insieme alla Lega e a Fratelli d'Italia e invece Forza Italia no, l'ha bocciato insieme al PD e Italia Viva. Dunque ha senso parlare di MES e ci dispiace un po' per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri ai colleghi giornalisti che lo inseguivano sotto il Senato rispondeva così, sentite le parole di Conte. Smettetela con questa attenzione morbosa, lasciate che la vostra attrazione morbosa si dirija al recovery fund, cioè, è tutto da studiare, prego. La domanda di Alfonso Raimo dell'agenzia Dire in realtà non aveva nulla di morboso, perché a parlare del MES è anche Roberto Speranza, il ministro che quei soldi vuole spenderli, ne ha parlato anche nell'ultimo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Speranza, peraltro, conta oltre 20 miliardi necessari per la sanità. E allora forse se vogliamo trovare un appiglio per l'accordo in maggioranza è in quel numero 20 miliardi, cioè nella possibilità di non prendere tutti i 36 miliardi che avremmo pure a disposizione sul MES per la sanità, ma di prenderne un po' meno, di prendere un mini-MES più facile da restituire. Grazie a Luca Sappino e allora agli ospiti di questa seconda.